Ben ritrovati allo speciale Grest, siamo a Rovigo, nella parrocchia di San Bortolo, all'interno del teatro parrocchiale, visto il caldo che c'è fuori, siamo in compagnia di tanti bambini e ragazze che stanno frequentando il Grest. Grest è iniziato proprio le prime settimane di giugno, appena finita la scuola, che continuerà fino al 10 di agosto. Ci facciamo subito salutare dai ragazzi del Grest? Ciao! Con Chiara, responsabile del Grest di San Bortolo, e con Martina, capo assistente, così possiamo chiamarla. Allora, innanzitutto volevo capire come si svolge questo Grest e qual è il tema cardine di quest'anno. Quest'anno il tema scelto per noi si chiama Stella, e ci hanno dato nelle riunioni che hanno preceduto l'organizzazione dell'animazione un libro e CD da consultare con dei settori inerenti ai giochi piuttosto che ai laboratori e ai balletti. È stato concordato tramite il nostro comune una festa finale che si terrà il 19 luglio in piazza Vittorio Emanuele. Ecco, tra l'altro un Grest molto particolare, perché fate animazione, fate laboratori, ma fate anche molto sport. Sì, io, dato che sono laureata in scienze motorie, ho dato un'impostazione un po' più sportiva, e quest'anno i due sport che ho voluto introdurre sono il tennis e il rugby. I bambini sono stati quindi seguiti con due tecnici ovviamente formati e hanno avuto la possibilità appunto di approcciarsi a queste due nuove discipline. I ragazzi e i bambini come sono? I bambini sono impegnativi, però diciamo che poi sono fonte di soddisfazione e di grande affettività. Allora, sentiamo da Martina invece com'è strutturata la giornata, qual è proprio il programma della giornata. Allora, la mattina, dopo un ritrovo così iniziale sotto al campanile, e andiamo in chiesa dove Don Alessandro ci fa una preghiera, diciamo. Dopodiché ritorniamo sotto al campanile, sono i bans, quindi balliamo tutti quanti in cerchio. Dopodiché ci spostiamo, due volte a settimana andiamo al parco qua, che abbiamo un parco bellissimo per fortuna qua vicino, dove facciamo un gioco e dopo li lasciamo liberi di scorazzare tranquillamente. Due volte a settimana andiamo invece ai campetti, quindi è proprio al campo da calcio, dove sono le attività tipo stamattina quella del rugby. E dopo, una volta a settimana, facciamo un'uscita, che può essere la piscina, comunque un'attività simile, ecco. Che cosa significa fare l'animatore del Grest? Questa è una bella domanda. Significa avere grandi responsabilità, significa educare dei bambini e portare anche tanta pazienza. Direi che questa forse è fondamentale. Vi siete formati prima? Sì, abbiamo seguito dei corsi tutti quanti, anche gli aiuto animatori che ci danno una grande mano nella sorveglianza e tutto quanto, anche per alcuni giochi, così. Siamo nel laboratorio di danza. Che cosa significa? Cosa fate? Balliamo e facciamo tanti balli e impariamo tante musiche, tanti balli. Dal laboratorio di ballo passiamo a un laboratorio un po' particolare, quello delle carte. Mi spiegate che carte sono queste?
Queste qua sono carte di Yu-Gi-Oh! Ci spiegate come funziona questo gioco? È meglio spiegare, Chi me lo spiega? Aspetta che arrivo. Come funziona? In breve modo semplice. Intanto è un gioco di carte collezionabili. Il gioco consiste nell'azzerare i punti vita dell'avversario. In definitiva ci sono degli effetti e in base a questi si costruisce un mazzo e dopo si gioca. Ci sono diverse regole più o meno complicate. Beh, i ragazzi devono portarsi le carte da casa o ce le avevate anche qui? E alcune le ho portate anche io e altre se le sono portate loro. Chi è che è proprio bravo a giocare a questo gioco? Chi è che è proprio bravo? Tu sei bravo? No. Ma vinci ogni tanto? Sì. Mentre i ragazzi si stanno preparando al bans, ai giochi, alle canzoni, conosciamo Don Alessandro Cavallarin, che è parroco di San Borto. Allora, che significato ha questo Grest per la parrocchia? Ma soprattutto uno, vita parrocchiale è durante l'anno scolastico per i ragazzi, che vuol dire quindi soprattutto catechismo e la messa festiva, e durante l'estate si continua la vita parrocchiale così, offrendo un modo per stare insieme coerente con quanto hanno imparato a catechismo, quindi nel rispetto di tutti, giovani e più giovani, meno giovani, età diverse, sensibilità diverse, doni diversi, fatiche diverse, l'essere insieme con Gesù, con gli animatori, con me. La vita cristiana è vera sempre, qualsiasi attività si svolga. Questo invece è uno spazio un po' riservato perché è quello destinato ai compiti. Che cosa state facendo? Stiamo facendo italiano per la quarta elementare. Come ti trovi? Riesci a fare tutti i compiti? Sì. Perché ne hai tanti da fare? Sì. E allora approfittate di queste ore al pomeriggio per fare i compiti? Sì, visto che non vuole fare danza tutti i pomeriggi, facciamo anche i compiti, visto che viene tutti i giorni. Quindi risolvete un po' il problema dei compiti per l'estate? Sì, esatto. Ancora laboratori creativi, che cosa state facendo? Un plastico. E che cosa costruite alla fine di tutto? Una città. E che città è la vostra preferita, la vostra? Rovigo. Bene, abbiamo scoperto quasi tutti i segreti del Grest di San Bortolo. Noi ringraziamo naturalmente gli animatori, ma soprattutto i ragazzi e i bambini. Auguriamo una buona estate, chissà che non ce l'augurino anche loro. Se vuoi, play with us.